Bene ragazzi, sono Ben Wolfers e siamo tornati su Clash Royale con un evento speciale, la sfida Mortaio. A costo di 10 gemme potremo partecipare a questa sfida che consisterà nel usare il mortaio e ci permetterà di vincere più mortai possibili. A noi del mortaio non ce ne può fregare di meno, giochiamo tanto per sport. Intanto va fatto il mazzo. Allora, che mazzo possiamo fare ragazzi? Vediamo un po', qualcosa di strano, va. Giochiamo come non giocheremo solitamente, mettiamo uno spiritello del ghiaccio, poi possiamo mettere magari ordiniamo le carte per Elisir che ci piace di più. Un'orda di scheletri, perché no? Perché no? Ci serve una difesa aerea e credo che il draghetto potrebbe darci una bella mano. Poi un po' di truppe di terra, la nostra adorata Gang Goblin. Il barile non può mancare assolutamente, almeno ci proviamo. Adesso una magia, una magia, una magia. Tronco tornado, tronco tornado. Una bellissima domanda. Usiamo la tornado, va, visto che vogliamo giocare strano. E poi ci mettiamo quasi quasi un golem del ghiaccio, giusto per vedere come va. Facciamoci una partitella in questo modo. E in caso cambiamo qualcosina, potremmo metterci un cavaliere al posto del golem di ghiaccio, ad esempio. E magari anche uno stregone di ghiaccio. Vediamo un po' come va. Prima partita. Siamo contro Doom che ci augura buona fortuna anche a te ragazzo. Qui possiamo partire subito con il mortaio che mettiamo qua. E adesso mettiamo un golem di ghiaccio qua che ci può dare una discreta mano. Ah, che bella mossa che ha fatto lui. Però possiamo metterci questo qui. Assolutamente loro. Bene così. Però se me la giocavo diversamente, forse facevo una gran bella cosa. Qui abbiamo giocata male, ragazzi. Senza stare a raccontarcela. Lui è in un vantaggio pazzesco. Ah, mamma mia! Che bella giocata che ha fatto! Che bella giocata! Ok, abbattiamogli assolutamente queste carte. Bene così, mandiamo una Gang Goblin in vantaggio di 1000. Abbiamo sbagliato a lasciare viva la principessa. Ammettiamolo senza troppi problemi. Questo invece è un attacco che ci può andare bene. Ci può andare bene perché ci permette di recuperare un po'. Qui possiamo mandare assolutamente lui che ci dovrebbe dare una discreta mano. Bene così, dai che la batti. Fantastico, fantastico davvero. Lì c'è una principessa in arrivo. A questo punto io potrei mettere un mortaio, qui mandiamo lui, qui uno degli spiritelli di ghiaccio ci potrebbero dare una discreta mano, non una grandissima mano, ma una discreta sì. Qui possiamo mettere un cucciolo di drago che ci dovrebbe aiutare prima con le truppe e poi con quel ragazzaccio. Bene così, bene così, bene così, ragazzi. Vediamo di fare un bel attacco con la gang. Ah, come si è difeso bene! Come si è difeso bene il ragazzo. Però. Qui possiamo mettere gli scheletri che ci dovrebbero dare una discreta mano contro di lui. Adesso arriva una principessa grossa come una casa e non poteva essere diversamente, ragazzi. Me la battete un pochino lì? Giusto un po', giusto un po'. Bene così, assolutamente lui con assolutamente il cucciolo di drago. Non stiamo riuscendo a giocare per niente la tornado. E questo inutile dirvi quanto sia male. Gang di scheletri qua, un golem di ghiaccio a distrarre quel ragazzo. Ok, potrebbe andarci bene. Qui possiamo mettere un mortaio. Mandiamo un... No, ci vuole lui, assolutamente. Spiritelli di ghiaccio ce l'ha dato una mano? Mamma mia, quella palla lì che ha battuto quella principessa, quanto ci è piaciuta! Ma quanto ci è piaciuta quella palla! Gang, sì, orda di scheletri, grazie. Qui sta per arrivarci una tronco che mamma mia, però non è riuscita a toccarla. Attenzione, attenzione. Principessa attiva? No, niente principessa attiva. Cucciolo di drago, 7 secondi. Non so se ha qualcosa da mandarci contro, potrebbe essere. Bella partita, ragazzi, siamo abbastanza soddisfatti, sapete? Non abbiamo usato molto la tornado, però l'abbiamo portata a casa. Ora io sono indeciso se mantenere questo deck perché ripeto la tornado non l'abbiamo usata molto e sicuramente la tronco poteva farci più comodo. Ma io sono quasi sicuro che se adesso metto la tronco la prossima partita la tornado invece ci serviva. E quindi giochiamo così, dai. Siamo contro Pietro della World of Legend. Vediamo un po' come ci comportiamo contro questo ragazzo. Possiamo mettere da un golem di qua.
con una bella gang goblin. Qui un cucciolo di drago potrebbe darci una discreta mano, non grandissima, ma discreta. Attiviamoci una principessa. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia. Ok, quello ha aggrato la torre, quindi possiamo andare di orda di scheletri che ci dovrebbero abbattere tutto. Barile Goblin, perché lui ha già usato la carta che poteva abbattercelo. E infatti quel barile va, ragazzi, quel barile viaggia, viaggia tantissimo. Ok, mandiamo la nostra gang Goblin adorata. E qui un golem di ghiaccio, golem di ghiaccio, mamma mia del golem di ghiaccio. Ma lui qua ha messo bellissime difese, attenzione, attenzione, eh. Questa è brutta ragazzi, questa è bruttissima. Ha recuperato completamente tutto quanto lo svantaggio che aveva abbattendo la nostra povera torre. Lì però gli scheletri stanno menando, eh. Quando gli scheletri menano a noi piace. Possiamo mettere un mortaio, che vogliamo metterlo un po' più di qua, sapete? Lo mettiamo un po' più di qua, qua mandiamo un barile goblin. Lì ci sta per fare un culo grosso come una casa, sappiatelo. Perché quello è da culo grosso come una casa. Mettiamo queste truppe qua più verso il centro, così le raduniamo un pochino. Qui mettiamo uno spiritello del ghiaccio a bloccare quel balordo. Bene così, ragazzi. Bene così, a me può stare anche bene. Se me la batti, grazie, grazie, apprezzo tantissimo. Qui un mortaio ci serve, anche se ce la batto un po' con la principessa, pazienza. Possiamo mandare un barile goblin di qua, che l'abbiamo mandato troppo vicino. Erroraccio qui da parte nostra, sappiatelo, un erroraccio che mamma mia. È un... Ok, lui, un lui ci può stare bene. Gang goblin sull'altro lato. Attenzione, attenzione, qui raduniamoli verso il centro tutti, perfetto. Possiamo mandare un'orda di scheletri grossissima. Barile Goblin su quella torre. Qui c'è quella principessa. Ci sta dando un fastidio. Quella principessa che è una cosa pazzesca, ragazzi, eh. È pazzesco il fastidio che ci dà quella principessa. Guardate là. È veramente tremenda, ragazzi. Gang e orda di scheletri, vediamo se ci dà una mano gentilmente. Qui usiamo un golem di ghiaccio per attrarre via un po' di robe. Dai, orda, dai, orda. Guardate lì come siamo vicini a fargli malissimo. Agri? Non aggra, non aggra, ragazzi. Questa è brutta. Peccato, peccato ragazzi, potevamo comportarci diversamente. Abbiamo splittato troppo il danno. Il problema è che l'abbiamo splittato quando ci conveniva splittarlo, appunto. Ok, a questo punto mettiamo la tronco al posto della tornado. Tanto sicuramente mo ci servirà la tornado, ci scommetto quello che volete. Diamo una mano con una valchiria e andiamo a farci un'altra partitella. Siamo contro Shereya, vediamo un po' come ci si comporta contro questo ragazzo. E guardate che bad start che abbiamo. Allora, mandiamo un barile goblin di qua, giusto per non saper né leggere né scrivere. Se lui usa subito una zappa, una tronco, non la usa subito, però un po' di danno così facendo se lo piglia. Io a questo punto manterrei un'orda di scheletri e faccio di un male che mamma mia. Faccio di un male che mamma mia. Ah, che brutta carta che ha messo. Che brutta carta che ha messo. Quanto non ci piace quella carta, ragazzi. Quanto non ci piace quella carta. Là, qui possiamo mettere un golem di ghiaccio che vada ad attrarre via questi ragazzi. Una tronco qui ci sta tutta la vita. Così abbattiamo anche quella stronza. E qua è brutta. Qua forse era meglio difenderci con il drago. Sapete, abbiamo sbagliato difesa. Abbiamo sbagliato difesa di brutto, certo che però i deck tutti quanti uguali, tutti quanti con giganti e compagnia bella. E qui dove andiamo? Non ci conviene neanche far questo, sapete? Qui è pessima, ragazzi, è veramente pessima la situazione. Abbiamo congelato tutti bene. Il problema è che la torre non è che è sotto attacco, di più. Di più, e lui giustamente se ne approfitta, no ragazzi? Qui non andiamo da nessuna parte, ma andiamoli via con una tronco interessante. Poi ci sono anche quei pipistrelli che rompono tantissimo, ma non tanto, tantissimo. Ah, la partita di vincere l'ha vinta, su questo non ci piove. Ah, che peccato, speravo almeno di prolungarglielo un pochettino. Ci è andata completamente male, andiamo a vedere che deck ci aveva, ma non serve in realtà.
Non si andrà a vedere, ci ha vinto con quella mossa iniziale. Andiamo a farci un'altra partita, che potrebbe anche essere l'ultima. Siamo contro Sir Lewis, quindi Sir Lewis immagino. Vediamo un po', vediamo un po'. Mamma mia, della pessima partenza. Facciamo così, va. Giochiamocela un po' diversamente. Qui mandiamo un barile di una certa importanza. Mettiamo subito il mortaio. Bene così. Un minimo di danno, proprio un minimo gliel'abbiamo fatto. Qui possiamo mettere un cucciolo di drago e giocarci una tronco di qua. Lui ha fatto una mossa che non mi aspettavo mai nella vita, sappiatelo, non me l'aspettavo mai nella vita. E guardate lì che razza di robbi che ci stanno andando addosso. Di difendere ci siamo difesi bene, il problema è che adesso non sappiamo come fargli male. Ha sprecato la zap! Ha sprecato la zap! E questa non ce l'aspettavamo mica, eh. La zap sprecata ci dà una bella mano. Il draghetto qui ci serve, quindi andiamo assolutamente di draghetto. E una tronco ci può dare una mano perché abbiamo quei due arcieri che sono rimasti vivi in quel modo, che mamma mia. Va bene così, va bene così. Abbiamo bisogno di accumulare un minimo di elisir adesso. Facciamo attenzione che lui ha sempre carte fastidiose. Ok, possiamo giocarci un mortaio. Ah, te lo giochi difensivo tu? Te lo giochi difensivo, va bene così, dai. Facciamo mortaio contro mortaio, qui mandiamo uno spiritello del ghiaccio, che non ho capito perché quel maledetto lì è andato direttamente contro. Ok, è stata la zap, dicevo direttamente contro lo spiritello, ma pazienza. E qui una tronco gliela dobbiamo mandare, non è che possiamo stare a raccontarcela troppo. Assolutamente un cucciolo di drago, ma assolutamente. Spiritelli del ghiaccio, qui possiamo mandare un golem di ghiaccio a darci una discreta mano. E infatti il golem di ghiaccio, ragazzi, ha preso tutto il danno. Se adesso esplode anche, ci fa un favore. Gang Goblin, Barile Goblin, la zappa devi usare da qualche parte. Perfetto, l'hai usata là. E mamma mia delle truppe che gli sono arrivate in supporto. E qui possiamo far di questo. Assolutamente di quest'altro. Qui possiamo mettere un'orda di scheletri. Qui possiamo mandare loro. Ok, lui si sta difendendo di un bene. Guardate lì, ragazzi. Ci stanno arrivando contro tutte quante carte odiose. Tronco di nuovo. La sta praticamente vincendo con quel maledetto stregone di ghiaccio che non avrei mai pensato potesse darci tutto quanto questo fastidio. Vediamo un po', mandiamo lui che se esplode vicino agli arcieri e non serve ci fa un favore. Lui con la zappa ha vinto, quindi non è che ci stiamo troppo a raccontarcela, eh. Aveva anche l'avveleno, aveva anche l'avveleno. Ma santa pazienza. E vabbè, peccato, abbiamo giocato male una sola partita, sinceramente. Le altre secondo me ce la potevamo combattere. Ci stavano le sconfitte che abbiamo preso. Pazienza, abbiamo fatto poco, ma qualcosa abbiamo fatto. Ci prendiamo 180 di oro, delle frecce e due giganti royal, così, tanto per gradire. Va bene, ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Spero vi sia piaciuto e se così è lasciate un like, commentate, condividete, ma soprattutto iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno. Grazie. E alla prossima! Ciao!